Di Baccoli, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti alla settima edizione del TAM. Questa sera in campo l'Isolotto e Sleepy. Il pallone comincia a rotolare, in bocca al lupo alle due squadre e buon divertimento ai nostri amici telespettatori. Fortezza trasforma l'azione in offensiva a Lubrano, si chiude il triangolo con Iliano Lubrano in due tempi Amato. Gennaro Di Meo va via dorso, il destro incrociato ed è il gol del vantaggio dell'Isolotto con Gennaro Di Meo, 1-0. Giroletta la riconquista bene Di Caterina, si gira il sinistro, respinge bene Ciotola. Giroletta, gran movimento al centro, secondo palo, scotto e tutto solo. E trova la rete dell'1-1 Sleepy, Antonio Scotto, gran movimento e gol del pareggio. Giroletta allarga per dorso, Amato. Partito Giovanni Di Meo, conclusione, respinta da Ciotola, poi di Caterina, salvataggio strepitoso di dorso. Giovanni Di Meo contro dorso al centro per Gennaro Di Meo, fuori misura. Dorso, Iliano la riconquista, Gennaro Di Meo, Ciotola, gran parata. Scotto, Iliano, il velo di Lubrano, arriva a dorso, il destro, il pallone scheggia la traversa. Pino Lanza. Se ne va su di lui Lubrano al centro, Gennaro Di Meo approfitta dell'errore dell'avversario e riporta avanti i suoi, 2-1. Finolanza trasforma l'azione in offensiva, 2-0, Giovanni Di Meo vuole restituirgli il pallone, pecca di altruismo. Ciotola spazza sul volto di Giovanni Di Meo che trova un clamoroso gollonzo, 3-1. Giovanni Di Meo per Di Caterina, serie di finte, Di Caterina sinistro sul primo palo, e gol del 4-1 che probabilmente chiude la partita. Giroletta, ancora da calcio d'angolo, segna Sleepy con Davide Giroletta, 4-2. Si muove Iliano, pallone per lui, Amato, e poi esce a valanga e subisce fallo. Di Caterina, il piccolo trotto, finta il tiro, va da Gennaro Di Meo, non è mai una cattiva idea, è Gennaro Di Meo. Segna il gol del 5-2, tripletta personale. Esce bene Amato. Se acabò il partito, vince l'Isolotto per 5-2. Grande protagonista, Gennaro Di Meo.